Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa con mister Iachini. Domani arriva allo Spezia San Nicola. Prego Antonio Guido del Corriere dello Sport. Buongiorno mister, Bari Spezia è la partita del rilancio per il Bari e per Puskas che Polito strappò proprio allo Spezia? Allora, noi ovviamente lavoriamo giorno per giorno perché questo avvenga in tutte le partite e quindi vogliamo cercare, stiamo cercando di preparare un'altra prestazione importante che ci vorrà per battere o per rapportarsi e affrontare questo Spezia che al di là della classifica è una squadra che era partita per vincere il campionato, per essere nelle prime posizioni, si è trovata in un campionato complicato così a essere lì, però ha buoni giocatori che in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, e veniva da 4-5 risultati utili consecutivi e poi c'è stata questa partita con la Feralpi e una sconfitta, quindi dovremo affrontarla con grande attenzione, grande organizzazione di gioco, grande atteggiamento e mentalità in tutti i 95 minuti. Questo è quello che ho detto alla squadra, ho chiesto ai ragazzi, e che faccio una parentesi qui, io è vero che sono arrivato qui con un clima di insomma abbastanza pressante, no? A livello di contestazione, di cose, non è un problema mio, ovviamente non è questo che mi preoccupa, però è chiaro, mi auguro che domani dalla nostra abbiamo i nostri tifosi dal primo al 95esimo minuto, perché questa squadra, questi ragazzi, per la loro conformazione, per come sono, per quello che sono a livello anche emotivo, caratteriale, ne hanno bisogno. E siccome Bari so e i nostri tifosi so che hanno nelle loro corde questo grande affetto, grande amore nei confronti dei propri giocatori, della propria squadra, mi auguro che domani per 95 minuti siamo tutti insieme, tutti uniti per poter affrontare questa partita, ma come del resto anche le altre. E quindi sarà importante questo clima, trovare fra di noi questa unione di intenti, perché poi è chiaro che si riporta in campo in maniera decisa. Per quanto riguarda poi la gara, come abbiamo detto, lo Spezia, dicevamo nelle prime due partite che la Feralpi poteva essere una squadra, abbiamo affrontato la Feralpi, però abbiamo visto che era una squadra comunque ostica, abbiamo fatto le prime due partite 6 punti, abbiamo avuto questo passo falso, però io ritengo che la squadra stia lavorando giorno per giorno, la vedo crescere, il lavoro nonostante i pochissimi giorni che possiamo avere per preparare una partita, ma i ragazzi stanno al di là di tutto crescendo, e quando si fa un lavoro insieme in salita di inizio è chiaro che avevamo detto anche nelle conferenze passate, ci possono essere dei saliscendi, ma ritengo che il percorso giusto, abbiamo fatto ottime cose con il 4-3-1-2 domenica, martedì a Catanzaro anche un altro modulo, certo sul Tirol l'avevamo detto dopo la partita, non è stata una bella partita, e in questo percorso di crescita ci deve servire di lezione per capire cosa non dobbiamo fare, cosa non è giusto e cosa è giusto fare, e quindi continuiamo a lavorare. Puskas è un ragazzo che ovviamente sappiamo il suo percorso, è un ragazzo in cui dobbiamo credere e crediamo, e quindi dobbiamo cercare di supportarlo, aiutarlo affinché possa darci una mano sul campo con le prestazioni e possibilmente con gol, assist o quello che riesce poi a sviluppare dentro la partita. Però mi aspetto sicuramente cose importanti da parte di tutti, compreso Giorgio, compreso Puskas. È una crescita costante. Prego Maricela Pastore. Buongiorno mister, si continuerà per domani con la difesa a 3 oppure l'assenza di Vicari può farle cambiare idea? Allora, noi stiamo portando avanti, come dicevo dall'inizio, due o tre situazioni, soluzioni tattiche, no? Perché è chiaro, per conoscerci di più, per capire come possiamo andare in campo, quelli che possono essere i nostri, tra virgolette, dei pregi e quelli che possono essere le nostre cose da dover migliorare, no? E accelerare il processo. Quindi ora vediamo il recupero dei giocatori che hanno disputato nelle ultime due partite, è un ragionamento che dobbiamo fare sulle 3 partite in una settimana, vediamo il recupero già oggi che siamo già
dopo tre giorni dopo la partita al quarto, quindi possiamo capire un pochino meglio e poi deciderò il da farsi. Però la squadra mi è piaciuta sia nelle prime due partite, quando abbiamo fatto e abbiamo portato a casa sei punti con il 4-3-1-2, e in una maniera diversa quella vista a Catanzaro. Conta l'atteggiamento, la mentalità, il modo di andarsi a difendere, il modo di andare ad attaccare, a partecipare all'azione d'attacco, e in questo abbiamo margini di miglioramento, perché poi anche vedo che la squadra sta anche crescendo, perché vedo poi che nello sviluppo dentro la partita, come è successo a Catanzaro, purtroppo con un risultato a mio avviso che ha dichiarato anche l'allenatore avversario, il nostro, molto lealmente, è stata una partita bugiarda, perché abbiamo creato sia dall'inizio, abbiamo avuto occasioni nel primo tempo, nel secondo tempo ancora di più, situazioni e occasioni per poter andare a ribaltare la partita, nonostante il primo piazzato alla prima palla, azione superata dalla metà campo dai nostri avversari. E quindi dobbiamo andare anche contro queste situazioni che possono apparire negative, no? Superarle, far girare la ruota dalla nostra, con l'organizzazione, la mentalità, l'atteggiamento che dobbiamo mettere in campo dal primo al 95esimo minuto. Poi le cose gireranno, perché nel calcio funziona così, e quindi dobbiamo insistere, lavorare, andare a curare i dettagli e farlo in maniera sempre migliore nelle due fasi, nella fase di possesso e di non possesso. Prego, Michele Salomone. Buongiorno signor Iachini. Senta, a Catanzaro il Bari ha tenuto il possesso del pallone per 60 minuti su 90, però paradossalmente ha perso per 2-0. E questo tutto sommato è coerente con il numero dei gol che il Bari ha realizzato nel campionato, e siamo la squadra proprio dopo lo Spezia che ha segnato di meno. In attesa di questa sosta di campionato, lei esclude di poter prima pensare in avanti ad un modulo diverso e quindi all'impiego delle fasce laterali, anche per consentire agli attaccanti di avere più spazi, perché magari la difesa avversaria si apre un po' di più e quindi magari ci possono essere più possibilità, oppure è un discorso che si riserva di fare soltanto dopo la sosta di campionato, quando avrà la possibilità di lavorare? No, è chiaro che ci sarebbe servita prima, l'avevo detto dopo due vittorie, no? Sarebbe servita prima una sosta di campionato per poter conoscersi meglio e andare a analizzare e migliorare alcune situazioni, però al prescindere dal modulo o l'altro, conta l'interpretazione di come andiamo in campo e quello che vogliamo creare, sia nella fase ovviamente difensiva, ma soprattutto nella fase di possesso palla. Martedì si sono visti grandi miglioramenti, a me piace che la squadra sia maschia e non femmina, cioè che non aspetti ma vada a giocare la partita, e ci sia un possesso palla importante, ci sia una, perché sono il resto della convinzione, perlomeno le mie esperienze ovviamente che ho vissuto mi dicono, a prescindere dalla Serie A o Serie B, ma ovviamente avendo vinto campionato in Serie B, dico che diventa fondamentale creare la mentalità, l'atteggiamento, l'organizzazione anche nella fase di possesso palla, per cercare di andare a prendere in mano le partite e andare ad avere tra virgolette un certo predominio, no? Sulla fase di possesso, per poter andare a creare più situazioni, occasioni da gol, no? Poi la fase di transizione resta un argomento che su cui tutte le squadre ragionano, rompo il gioco e vado, però non è solo quello che voglio dalla mia squadra, voglio che giochi a calcio, che prenda in mano le partite, che sia una squadra maschia sotto l'aspetto dell'intensità, dell'aggressività e del palleggio, e quindi sotto questo aspetto vedo che i ragazzi, al di là dei moduli, stanno crescendo, prendendo sempre più consapevolezza di questo, perché è quello che chiedo. Poi io devo lavorare sicuramente nell'immediato, no? Però devo sempre cercare di portare i miei giocatori a ragionare, no? Per poter avere una mentalità adeguata, non sparagnina, ma nell'andare a muovere per cercare proprio di arrivare ad avere più situazioni da gol, più occasioni da gol, e ovviamente non aspettare solo i gol dei nostri attaccanti, perché i gol degli attaccanti sono importanti, ma per me, dopo un collaborato, restano fondamentali anche i gol degli interni di centrocampo, del trequartista, delle mezzale, degli esterni anche difensivi e dei difensori, perché devono partecipare anche loro all'azione offensiva e propositiva, e così cerchiamo di aumentare le situazioni e le occasioni da gol, senza andare a perdere, chiaro, certi equilibri che poi durante la partita ovviamente restano fondamentali a livello tattico, però stiamo lavorando su questo per crescere, per migliorare, per mettere dentro cose
magari nuove forse per loro, però dobbiamo insistere e dobbiamo lavorare, perché la strada non è quella di pensare, certo, i gol degli attaccanti stanno nei numeri, no? E lo vediamo in tutte le squadre quanto possono essere importanti, però noi sto cercando di trasmettere ai ragazzi questa mentalità, questo atteggiamento di partecipazione alla manovra offensiva con più giocatori per poter aumentare, no? Migliorare questo coefficiente realizzativo, e nello stesso tempo dobbiamo migliorare anche un po' sulle palle inattive, perché quando ne abbiamo l'opportunità, nelle prime partite abbiamo avuto questa possibilità, come con l'Ecco in casa, di sbloccarle o di andare a fare un altro gol, però siccome le prepariamo e ci lavoro tanto, dobbiamo essere più bravi anche nel momento in cui andiamo ad avere delle palle inattive, no? Scegliere la soluzione che abbiamo preparato migliore, andarle a fare e cercare di portarle a casa, perché poi le palle inattive nel calcio di oggi diventano fondamentali anche per andare a sbloccare e chiudere le partite. Il 50-60% dei gol oggi avviene anche in quelle situazioni, quindi stiamo lavorando su tutti i fronti, mi auguro anche sotto questo aspetto di vedere passi avanti. Prego, Davide Lattanzi. Sì, mister, lei riguardo il discorso che ha fatto appena è arrivato, chiedendo anche l'aiuto dei tifosi, questa è una squadra che qualche fragilità caratteriale l'ha sempre mostrata, soprattutto quando magari era il momento di fare un passo avanti e paradossalmente ne ha sempre compiuto qualcuno indietro. Lei dopo Catanzaro ha detto sul piano dell'atteggiamento la strada è tracciata, ora non si torna più indietro, l'ha ripetuto più volte con determinazione. Le chiedo se effettivamente sul piano proprio psicologico vede questi ragazzi ora pronti ad avere continuità quantomeno nell'atteggiamento, senza avere quei cali che magari nella sua gestione ha visto con il Sud Tirol. Sì, è quello su cui sto lavorando di più. L'allenatore, come vi dicevo all'inizio in sede della mia prima conferenza, la squadra deve diventare figlia del proprio allenatore, no? Per quello che riguarda l'atteggiamento, la mentalità, l'intensità che dà le partite, l'organizzazione di gioco nelle due fasi, nella fase di possesso difensiva e ovviamente anche offensiva nel gioco di squadra, e quindi sto continuando a lavorare giorno per giorno perché i ragazzi conoscano prima possibile, imparino prima possibile in maniera molto accelerata quello che il loro allenatore chiede, e quindi in questo senso vedo giornalmente dei passi avanti, però poi dopo abbiamo il confronto della gara, no? È lì che poi ti viene fuori se questi messaggi vengono recepiti da una parte del gruppo, da tutto il gruppo, da qualche giocatore più, qualche giocatore meno, come è normale che sia, non qui a Bari, dovunque sono andato. C'è solo da continuare a battere, insistere con il lavoro di campo, video, preparazione durante la settimana giusta, e cercare di portare questo gruppo a recepire più in fretta possibile quelli che sono i messaggi che arrivano dall'allenatore e dal suo staff. Quando sono arrivato sì, è chiaro, proprio perché veniamo anche da un percorso di un certo tipo, questo clima ovviamente, ma non lo dico così perché a me, io ne ho vissute di battaglie, di situazioni, quindi figurati, anzi, non mi preoccupa sicuramente questa cosa, però è chiaro, per un gruppo di ragazzi dove ci sono anche dei giovani, no? È chiaro che diventa importante sentirsi l'affetto addosso, sentire l'appoggio della nostra gente, sentire che si è uniti, perché magari, l'ho detto l'altra volta, invece di fare un passo avanti, no, a volte lo fai indietro, invece di fare un passaggio in verticale magari lo fai all'indietro, e dentro la partita sono input, no, che poi la partita te la fanno avviare in una situazione o nell'altra. Quindi noi dobbiamo pensare a non crearci, non voglio sentire nessun alibi in questo senso, dobbiamo andare in campo, essere squadra a testa alta con determinazione, organizzazione, mentalità, atteggiamento giusti. Poi dopo è chiaro, ci fa piacere, mi farebbe piacere a me personalmente, insomma, se tutti magari insieme possiamo venire fuori da questa situazione, perché io ragiono sempre positivo e voglio ragionare in maniera positiva e voglio vedere la luce che arriva lontano, che è là, con 12 partite alla fine voglio vedere una luce, e quindi questa luce la voglio raggiungere più presto che si può, però questo è, ovviamente va di pari passo con la crescita, no, del gruppo, della squadra, con le loro senza paure, senza timori, senza andando a prendere partite, andando ad aggredire, andando a giocare e giocando a calcio. Questo è quello che ho sempre chiesto alle mie squadre, e quindi voglio che questa cosa avvenga anche qui a Bari.
Prego, Cocirici. Se non vorrei aggiornare i suoi conti, sono 11 le partite però che mancano alla fine. Non vorrei che facesse dei calcoli che poi non ci troviamo. No, io mi auguro che il Bari dell'anno prossimo sia figlio di Iachini, ma lo auguro con tutto il cuore, perché avrà la possibilità, se Dio vuole, di lavorare dall'inizio. Quello di quest'anno è orfano, non ha grandi papà, non può averli più, perché quando ne cambi tre durante l'anno ha le idee che potrebbero anche essere confuse. Quello che le voglio chiedere: lei ritiene che quello che sta facendo è più difficile di quello che pensava all'inizio? Si sta rivelando più facile, è quello che si aspettava? Perché oggettivamente noi dall'inizio dell'anno, al di là degli allenatori che cambiano, aspettiamo tanti calciatori che non sono ancora arrivati. Qualcuno forse lo aspetteremo in vano, però c'è tanta attesa. Lei che cosa si aspetta, l'ha detto, però sta affrontando un'operazione più difficile di quello che pensava? No, non più difficile. Sapevo che ovviamente quando si subentra, e poi non si subentra a settembre, ottobre, che magari ci sono tempi magari più lunghi per poter andare, no, a mettere a posto la cosa, anche attraverso, l'avevamo detto all'inizio, anche attraverso una sezione magari eventualmente di mercato e quant'altro, però sono cose che, arrivando ovviamente a febbraio, è normale che ci potevano essere delle difficoltà anche maggiori, perché un ambiente, c'era un po' di pressione, c'era un po' di malumore, un clima di contestazione e quant'altro, quindi sapevo che comunque c'era da mettere mano dentro in maniera profonda, e quindi bisognava lavorare sotto tutti gli aspetti, come si sta facendo, l'aspetto dell'atteggiamento, della mentalità, del trasmettere certezze e fiducia alla squadra, e poi col lavoro del campo a livello tattico, a livello di organizzazione, a livello di letture sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Di organizzazione di gioco, quindi su quello si sta lavorando, però come dicevo all'inizio, le risposte si hanno, le avrò solo sempre dopo le partite, per capire, no, il percorso, questo percorso. Non ho amichevoli, non ho partite, anzi ci sono tre partite ravvicinate, quindi è normale che queste sono le difficoltà che conoscevo, però io non sono tipo che si va a attaccare alibi o che si lamenta. Io lavoro, appunto, e credo nel lavoro, credo che il lavoro possa portare una crescita individuale e collettiva di squadra, e su quello sto lavorando. Poi i ragazzi, devo dire che mi stanno seguendo tutti, con chi gioca, chi non gioca, sono tutti partecipi nel corso della partita, vedo gente in panchina che vorrebbe, no, sbranare gli avversari pur non giocando, vuol dire che la mentalità sta crescendo da parte del gruppo, il gruppo si sta unendo sempre di più, sta capendo che per andare ad ottenere i risultati bisogna lavorare insieme, bisogna stare insieme, e sta cercando di portare in campo quelle che possono essere un po' le indicazioni che posso, che danno loro l'allenatore, sia sotto l'aspetto come organizzazione di gioco, nella fase difensiva e nella fase offensiva. Poi qualche piccolo errorino, qualche sbavatura, qualche cosa può venire fuori, ovviamente, come è normale che sia. Succede alle squadre che sono insieme da due anni e mezzo, tre anni, lo vediamo, Serie A, Serie B, figuriamoci con le squadre magari che iniziano come noi, abbiamo iniziato da poco tempo a stare insieme. Però sono molto sotto questo aspetto, devo battere, continuare a battere il ferro nella convinzione che tutto il gruppo, tutta la squadra cresca e capisca al 100% quello che l'allenatore chiede loro, e quindi ci giochiamo tutte le partite prendendone una per volta, e da ogni partita voglio il massimo da tutti quanti, chi parte, chi arriva, chi subentra, e tutti devono dare il proprio contributo senza timore, senza timori reverenziali, senza se, senza ma. Questo è quello che chiedo alle mie squadre, poi vediamo. Buongiorno mister, volevo chiedere le condizioni dei due giocatori che hanno subito gli infortuni più importanti, Lulic e Menez, nell'ultimo anno, dopo le due partite in tre giorni, e in vista anche di questa, della terza partita in una settimana. Sì, bene, è quello, vediamo di giorno in giorno gli eventuali fastidi che possono avere i ragazzi, no? Dopo la partita, soprattutto quelli che vengono o da una situazione di condizione un po' particolare, o quelli che hanno avuto, diciamo, il crociato, insomma, lesionato, no? E quelli sono magari casi un po' più da tenere sotto osservazione, poi qualche ragazzo che magari può essere un po' più affaticato, ma nelle tre partite ci sta sempre, e quindi abbiamo ancora oggi e domani fino alle 4 e un quarto per poter verificare, no, queste cose qui, e quindi poi mi confronterò con lo staff medico, con il giocatore stesso, per capire, no, eventualmente sulla prima formazione da mandare in campo, e quindi per vedere la prima parte di partita come può partire, e poi vedremo gli eventuali sviluppi.
Salve mister, vorrei chiederle innanzitutto se ci sono, se ci può anticipare se c'è qualcuno che magari non figurerà tra i convocati, se Pucino può essere la soluzione come cosiddetto braccetto di destra. E poi mister, le chiedo, molto spesso gli allenatori dicono dopo una sconfitta ma con una prestazione positiva questo è un punto di partenza, è più preoccupante la sconfitta giocando male di Bolzano o quella giocando un po' meglio con il Catanzaro? Sì, direi di sì, perché l'allenatore, per quello che voglio io, voglio che la squadra giochi, scenda in campo con mentalità, con atteggiamento giusto, andando a creare i presupposti, prendendo in mano la partita e cerchi di essere, deve diventare una squadra maschia, che va in campo e non è femmina e fa un gioco d'attesa. Femmina, con tutto il rispetto, non voglio usare, non è un termine, è un termine solo calcistico per dire che femmina, nel senso che aspetta, subisce, è un termine tecnico, ci mancherebbe altro. Assolutamente nessun tanto di cappello per le donne e le signore, ci mancherebbe altro, non era una cosa offensiva, era una cosa per capire nel gergo calcistico, no? Del calcio, squadra maschia che va in campo con una mentalità, un'aggressività, determinazione, ma nello stesso tempo che prende in mano la partita e la va a giocare, no? E la domina. Questo è quello che sto cercando di portare, al di là dei moduli, tutti i moduli possono essere giusti e tutti sbagliati, conta molto l'interpretazione, no? Con quanti giocatori attacchi la porta avversaria, con quanti giocatori, no? Ti vai, sei sotto palla o con quanti sei sopra palla, e quindi in questo stiamo cercando di inculcare a questo gruppo questo tipo di atteggiamento, di mentalità. E per quanto riguarda quindi di conseguenza il modo di giocare, e poi dobbiamo portare a crescere diversi giocatori perché qualcuno sappiamo che ha margini di crescita individuale e quindi a portarla a crescere e a migliorare. Ma l'atteggiamento, quello della partita di Sudtirol, non mi è piaciuto, e lo sappiamo e ce lo siamo detti. Quella deve essere la cartina brutta di tornasole, soprattutto nel primo tempo, che non si deve verificare. Punto. Poi dopo, quello che abbia fatto dopo nel proseguio, ci sono cose di lettura positive, anche da una sconfitta o anche da una, si possono essere grandi presupposti per poter andare a leggere cose positive. E nella partita di Catanzaro, se un allenatore avversario, io l'ho sentito poche volte una cosa del genere, gli allenatori genere trovano sempre, siamo stati bravi a trovare la palla, dire che non c'era mai successo di essere dominati da una squadra avversaria, no? Oppure aver subito così tante situazioni e pericoli dalla squadra avversaria, vuol dire che l'avversario se l'è sentita addosso questa cosa, no? E quindi vuol dire che ci sono dei presupposti per poter andare a prendere da questa partita delle cose positive e correggere quelle situazioni, quelle due o tre situazioni che non sono state buone, però ci stiamo lavorando e continuiamo a farlo. Certo, l'atteggiamento del primo tempo di Sudtirol è lontano anni luce da quello che voglio io, l'avete capito mi sembra, no? E quindi dobbiamo lavorare sulle cose positive. Per quanto riguarda Pucino, è un ragazzo che sta lavorando sia fuori che dentro, parlando a livello tattico, no? E quindi vediamo quello che sarà lo sviluppo. Viene da 95 minuti di partita tre giorni fa, vediamo i recuperi, vediamo tutto e poi di conseguenza si decideranno un po' le cose, però tutti gli altri ragazzi hanno lavorato, quindi verificheremo poi chi sta un pochino meglio per partire. Prego, Davide Brescia. Ben ritrovato, mister. Al volo due cose. Le chiedo se in qualche modo queste due sconfitte hanno ridimensionato e se l'hanno fatto un po' le ambizioni, perché lei un po' per natura forse aveva alzato molto l'asticella quando era arrivata a Bari. E poi al volo le chiedo un po', prima si è parlato dei gol fatti. Io ho letto in questa settimana dopo Catanzaro anche altri numeri, che sono i tiri in porta a partita. Il Bari tira soltanto tre volte a partita, ovviamente in media in tutto il campionato ha fatto peggio soltanto in Sudtirol, e della squadra che ha creato meno occasioni di tutta la Serie B, soltanto 27, della squadra che ne ha segnate meno di grandi occasioni, con una percentuale realizzativa in base ai tiri soltanto del 7%, peggio solo il Lecco. Vedendo questi numeri le chiedo che cosa deve fare in più dei, tra virgolette, dei predecessori, so che non parlerà dei predecessori, no, ma cosa deve fare in più il Bari per provare a convertire questi numeri, perché evidentemente non sono soltanto una questione tattica. Erano numeri che prima di arrivare avevo visto anch'io e valutato anch'io, perché quando un allenatore, quando arriva in una squadra, vado a vedere, no?
tutti questi numeri li vado a leggere e cerco poi di andare a intervenire, no? Quindi sulla fase di possesso, in questo caso stai parlando di fase non possesso e possesso, quindi di andare a migliorare e aumentare le situazioni e le occasioni da gol, e quindi per questo voglio una squadra che scenda in campo con un atteggiamento propositivo, con un atteggiamento, no, che vada ad avere una, il fatto di andare a prendere, questo nelle idee, poi lo voglio portare, vorrei che la mia squadra lo portasse sempre in campo, in casa e fuori casa, al di là dei moduli, come ti dicevo prima. Quindi su quello dobbiamo crescere, abbiamo margini, grandi margini di crescita, come dicevamo dopo le prime due partite, nonostante avevamo portato a casa 6 punti, e quindi continuo a battere sotto questi aspetti, perché la squadra possa crescere, perché resto nella convinzione che più situazioni crei, no? E quindi più occasioni da gol, poi di sviluppo crei, più possibilità hai di far gol e quindi di vincere le partite, e quindi su quello abbiamo margini importanti di crescita, e sto battendo anche sotto questo aspetto per dare un vestito giusto alla squadra che riesca a essere produttivo nelle due fasi e quindi ci porti a essere ancora più incisivi nella fase di attacco. Le mie non cambiano, io ovviamente quando sono venuto vivo una partita per volta, avevo detto viviamo una partita per volta, però per mio carattere, per mia mentalità, per il mio modo di fare in casa e fuori casa, a me non cambia niente, per me la squadra deve entrare sempre in campo con lo stesso atteggiamento per andare a giocarsi la partita e provare a portare a casa i 3 punti, a volte ci può riuscire, a volte no, perché è un percorso iniziale di lavoro insieme, siamo insieme da poco tempo, sono passate poche partite, quindi però su quello sto battendo perché la squadra riesca, no, ad avere questo atteggiamento, questa mentalità, giochi senza timore per andare a giocare a calcio. Se giochi a calcio hai più possibilità di vincere. Questo è nel gergo generale delle squadre. Poi c'è l'avversario, quindi ogni partita abbiamo un avversario davanti che va rispettato perché ha delle caratteristiche, ha delle qualità e quindi dobbiamo essere in grado di saperle affrontare, saperle giocare e saper andare a fare la prestazione giusta individualmente e collettiva di gioco di squadra. Marco Iusco. Mister, le chiedo, nella sua carriera l'ha sempre contraddistinta grande lucidità nella lettura delle partite e onestà intellettuale. Le chiedo però un commento su un ragazzo che sta avendo un po' di difficoltà e forse ha sbagliato qualcosina nelle ultime partite, su Brenno. Come aiutarlo questa ragazza e che cosa magari l'ha detto per incentivarlo a migliorare in quelle che sono ad oggi delle lacune? Ora, paradossalmente sarà stato che quando sono arrivato io ho portato sfortuna, non lo so, magari, però è entrato, no, in 3-4 situazioni che purtroppo sono state decisive. Mi dispiace di questo perché è un ragazzo che si allena sempre con grande passione, grande attenzione. Ne ho parlato con lui, ne ho parlato di questa cosa ovviamente per capire un attimino cosa, no, come mai questa cosa qui, perché è successo che in alcune situazioni insomma sono venute fuori delle cose un po' per lui non piacevoli, però fa parte della vita di un portiere, la vita di un portiere che deve, ovviamente giovane, che sta lavorando, deve a margini ancora di crescita e sul quale dobbiamo mantenere la fiducia per cercare di far sì che questo ragazzo corregga magari qualche piccola lettura, qualche piccola situazione e la migliori andando a far vedere poi quello che in cui è bravo, e quindi sta a noi aiutarlo, restare uniti, compatti in questo senso per cercare di farlo crescere. Non è un portiere di 35 anni, non è un portiere di 34 anni, è un ragazzo che è giovane, viene da un altro tutt'altro, no, paese, tutt'altro campionato magari, e quindi ha margini ancora di crescita a mio avviso, e quindi dobbiamo insistere, dargli fiducia, cercare di avere fiducia nei suoi confronti e che questi piccoli, no, situazioni che si sono create in queste mie prime 4 partite, ne sono successe 3, però non si verificano più, e quindi migliorare come un giocatore come negli altri ruoli, no? Anche se il portiere come il centravanti è un ruolo atipico, io lo vedo come un ruolo atipico nel calcio, perché centravanti fa gol, sono tutti contenti, è contento l'attaccante, come quando non segna magari l'attaccante è un po' più giù, è un po' più, quindi va sostenuto, vanno sostenuti perché fanno parte della nostra squadra. Il secondo errore, lo cacci via o la punta non segna 2-3 partite, il calcio è figlio anche di queste situazioni che magari non è fatto per un periodo, poi nella partita ne fai 2, ne fai 3 di gol, o viceversa il portiere, andando proprio a analizzare il perché di una situazione, ci lavori, la migliori e magari cresce, e quindi è quello su cui dobbiamo insistere, lavorare perché il percorso sia positivo per lui e nella crescita sua individuale e che poi dà al reparto di difesa. Prego, Claudio Mele.
Buongiorno mister, restando ai singoli, a Catanzaro è stata la prima da titolare con lei per Nasti, le chiedo un po' come è andata, ecco, una valutazione sulla sua partita. Bene. E visto che lei in passato ha detto che ha avuto tanti centravanti tipo Belotti, no? Ne parlò, le chiedo dove secondo lei deve lavorare, deve crescere, dove sta battendo in allenamento per accelerare la sua crescita? Sì, ma non solo lui, ma anche gli altri ragazzi che abbiamo qui hanno margini di crescita sul piano della tattica individuale, degli smarcamenti della punta. Quando va a attaccare la porta avversaria, quello ti aiuta a fare qualche gol in più, o nello smarcamento nel momento in cui vieni alle gare. E quindi stiamo lavorando con lui, ma non solo con lui, con tutti gli altri attaccanti che abbiamo, per potersi smarcare meglio, per poter muoversi meglio, no? Come ho fatto con i ragazzi giovani, perché ho avuto il Belotti, è vero, ma arrivava dalla Bino F, dalla Serie C, Guido Rosà, insomma. Era un ragazzo che poi faceva la punta esterna e l'ho spostato a fare il centravanti. Icardi nella primavera della Sampdoria, Dybala veniva dalla Serie B argentina, aveva 18 anni, quindi tutti i ragazzi, poi per non parlare ed R che via discutendo, però ragazzi molto giovani che quando un giovane attaccante, Vlahovic stesso a Firenze a 18 anni, cioè sono tutti ragazzi giovani che non ne sai, poi dopo vedi in loro delle potenzialità, però poi dopo devi andarli a migliorare nella loro tattica individuale, quindi stiamo lavorando molto nella tattica individuale dei nostri attaccanti, come degli altri giocatori in tutti i ruoli, per cercare di far sì che si smarchino meglio, si muovano meglio quando la palla è frontale, quando la palla è laterale, perché se ti smarchi bene, se sai leggere i tempi di smarcamento e il modo in cui ti vai a smarcare, allora ti crei anche più situazioni e occasioni di gol. Se invece davanti alla porta tagli e vai fuori dallo specchio della porta, la porta ti si restringe e non vedi più, e quindi i movimenti d'attacco sono fondamentali, farli capire ai nostri attaccanti per poter alzare questa percentuale di gol anche su di loro, perché sono ragazzi giovani e hanno bisogno anche di lavorarci sopra, perché crescendo sulla loro tattica individuale, la palla frontale, la palla laterale, è chiaro nell'andare ad attaccare la porta avversaria, ecco qua che una crescita ce la dobbiamo aspettare anche da questi ragazzi, quindi ci stiamo lavorando, campo, video, campo, per farle capire loro come devono, no, andare a interpretare poi nel corso della partita i loro movimenti. Buongiorno mister, io voglio tornare un attimo su Lulic, in particolar modo su una interpretazione della partita che Lulic ha avuto all'inizio della gara contro il Catanzaro, perché c'era questa situazione in cui Sibilli quasi si abbassava in linea con Benali e Lulic era molto alto con gli attaccanti, da cui è nata poi anche la palla gol nei primissimi minuti. Posso chiedere se questa è una strada su cui lavorare per risolvere uno dei problemi endemici di questo Bari, ovvero lo scarso contributo che i centrocampisti fin qui hanno dato in zona gol, quindi se questa è una delle chiavi, in particolar modo con Lulic come tipo di giocatore su cui sta lavorando. Ma guarda, che se vai a vedere anche sia con Lulic, con Bellomo, con Giumà, perché Giumà, ragazzi, se andate a vedere il suo tabellino, questo ha fatto 11 gol, 9 gol da interno di centrocampo l'anno scorso, non è che è proprio uno scemo, quindi è un ragazzo che ha delle potenzialità anche sul gioco, nel gioco aereo, nei centimetri, quindi sui miei centrocampisti io lavoro, Peppe Sibilli, su tutti lavoro perché possano partecipare sempre di più alla manovra offensiva e ovviamente andare poi a riempire l'area avversaria o negli ultimi 25 metri fare cose migliori di quelle che abbiamo fatto o sono state fatte, magari io non lo so, però sto cercando in loro di andare a capire e di andare soprattutto a incentivare ad avere tempi e modi di smarcamento nel modo di andare a attaccare l'area di rigore avversaria, con quali tempi e in quale maniera. Quindi nel momento in cui capiremo ancora di più questo, è chiaro che potremo diventare ancora più efficaci, ma soprattutto anche imprevedibili, perché poi nel calcio conta anche l'imprevedibilità con gli inserimenti da dietro, con questi con i nostri centrocampisti che arrivano da dietro, trequartisti che arrivano da dietro per andare a occupare determinati spazi dentro l'area avversaria, con tempi e modi giusti, quindi penso che tutti i nostri centrocampisti abbiano queste caratteristiche. Avere un chiusura, c'è la mano, prego. Mister, le chiede quanto è stato duro lavorare dal punto di vista psicologico dopo due sconfitte consecutive fuori casa, due sconfitte diverse, il nulla diciamo di Bolzano è una buona prestazione per certi versi quella di Catanzaro. Sì, beh, difficile, ma come ti dicevo, guarda, dopo le due vittorie è chiaro che non pensavo di aver risolto come un mago la situazione, io sapevo che noi avevamo qualche problemino, qualche difficoltà, me la tenevo per me,
però sapevo che dovevamo insistere a lavorare su queste domande che mi avete fatto voi, precise, sul migliorare la presenza nell'area di rigore avversaria, sul migliorare l'efficacia sul piano del gioco, dell'organizzazione, della mentalità, dell'atteggiamento nel momento in cui entravamo, no, nella personalità, anche nel modo in cui dovevamo andare a prendere in mano la partita e andare a giocare, a farsi vedere, a smarcarsi. E qui queste cose qui forse hanno la memoria un po' più lunga come tipo di lavoro, perché devi inculcare dentro, servono esercitazioni su esercitazioni, dettaglio, cura del particolare per andarsi a smarcare in maniera giusta, e quindi in questo senso sto insistendo molto, perché resto della convinzione che più alziamo queste percentuali, no, e più riusciamo a farlo. Però le prestazioni aiutano anche ovviamente a capire e a far convincere i ragazzi di quello che tu gli stai proponendo, no? E quindi in questo senso, anche se hai fatto una sconfitta, ma è arrivata una sconfitta con partecipazione, mentalità, personalità, voglia di metterci dentro, ma non perché non c'è la voglia, ma voglia di metterci dentro quei fattori che ti fanno andare a prendere in mano la partita, no? E non subirla solamente, aspettare e fare un gioco d'attesa. Questo diventa fondamentale, perché cambia tutto un discorso, ma deve cambiare qui, nella personalità, nell'andare poi a prendere queste situazioni. Quindi lo sforzo più grande che dobbiamo fare è fare con questi ragazzi, e come dicevo, queste cose hanno la memoria un attimino più lunga, è proprio entrargli dentro sia nella testa che nel cuore, nell'andare a sbloccarsi e andare a giocare, perché poi nel calcio, se giochi, hai più possibilità di vincere. Se sei lì magari lontanato, magari qualche difficoltà in più ce l'hai, e quindi dobbiamo essere sotto questo aspetto più spavaldi, più propositivi, e in questa fase è chiaro che dobbiamo insistere e battere il ferro su questo. Poi la vittoria, il pareggio, la sconfitta, quello ce lo dice l'episodio anche del campo, no? Che vai a vedere, noi abbiamo preso una punizione da 25 metri sotto l'incrocio, si può dire, no? Che io vai a far lì, non c'è tattica che tenga, non c'è tattica, speri che il portiere ci arrivi, però non c'è una tattica, sì, puoi prevedere, magari stai cercando di essere più attento nel particolare, abbassare la percentuale di qualche fallo a ridosso dell'area, sì, però alla fine c'è anche l'abilità dell'avversario che ogni squadra ha, no? E quindi dobbiamo stare attenti ad abbassare le percentuali degli altri, ma quando è il momento di andare a giocare non nascondersi, non tirarsi indietro, ma essere propositivi, partecipativi in questa fase qui. Ecco perché la mia considerazione che facevo all'inizio, no? Proprio l'importanza di avere dal primo al 95esimo minuto i nostri tifosi dalla nostra, perché è chiaro che quello, sbagli un passaggio, magari senti giocatori in certi momenti di una stagione, quando sa che c'è la pressione, è più con l'orecchio a sentire quello che magari sulla partita a fare quello che gli si è detto o quello che gli si vuole proporre di voler fare. E questo è uno step che dobbiamo superare, perché è facile fare la partita d'attesa e poi andare, no, io voglio che le mie squadre facciano la partita per andare a prendere in mano la partita e la giochino a calcio. Questo è il modo con cui ho vinto, e credo in questo, al di là dei moduli, al di là di questo, però in questo voglio che la squadra faccia questo cambio nel cervello, nella testa e dentro, per poter fare questo ulteriore step e salto di qualità. È quello che mi aspetto, è quello che voglio, farò di tutto perché i ragazzi ci riescano a migliorare questa cosa, e l'apporto di tutti fa sì che questa cosa possa viaggiare ancora con più serenità, con meno, ecco, con meno timore, con meno, invece di fare il passaggio indietro lo facciamo in avanti, invece di nascondersi tra virgolette, ma non perché c'è, cioè, per il timore di sbagliare, questo nel calcio è nemico, questa cosa qui del calcio è nemica, ragazzi, bisogna giocare con entusiasmo. I bambini vanno fuori, quando vanno fuori giocano a calcio, ti dribblano, ti puntano, viene fuori tutta la loro qualità, noi dobbiamo farla venire fuori, non dobbiamo tarparla, no? E quindi dobbiamo fare questo, e per far questo abbiamo bisogno di tutti, che ci sia questo clima positivo, perché i ragazzi possano andare a rischiare l'uno contro uno, possano andare a smarcarsi nei tempi e nei modi giusti, non essendo preoccupati di prendere la palla e di sbagliare. Questo mestiere qua non lo vuole, questo vuole un altro ragionamento, e quindi dobbiamo registrare questa cosa nel cervello, nel cuore, e la squadra deve diventare una squadra che va a prendere in mano le partite e le gioca. Poi il risultato, ci sono gli episodi, ma se giochiamo nel tempo o nell'immediato si alzano le percentuali che possiamo far meglio, e questo è quello che voglio dalle mie squadre. Ringraziamo mister Iacchini, okay. L'appuntamento è per domani, Bari Spezia 16:15, grazie. Ok, buon lavoro.